che Gesù benedisce la vita delle famiglie. Vogliamo condividere una parola da parte di Dio. Nous voulons partager avec vous une simple parole de la part de Dieu. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 8. Dans l'Évangile de Jean, le chapitre 8. Verso 12. Verset 12. Gesù Cristo dice. Gesù Cristo dice tout simplement. Io sono la luce del mondo. Je suis la lumière du monde. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Ma avrà la luce della vita. Essere cristiani vuol dire seguire Gesù Cristo. Vivere in contatto con Gesù Cristo. Con lui che è la luce. Con lui che è spirito. Lui che è il re dei re. Il salvatore che Dio ha mandato. Se tu credi in Cristo, se tu credi nella sua parola, se tu credi nel Vangelo, tu non puoi restare nel buio, non puoi restare nel peccato, non puoi restare nella confusione, nella perdizione o nella paura di questo mondo. Questo mondo è un mondo pieno di paure. Perché questo mondo è dominato da Satana. Parce que ce monde est dominé par le mal. Questo mondo si è ribellato nei confronti di Dio. Ce monde s'est rebellé. Ecco perché il mondo si sta perdendo. C'est pour cela que le monde est en train de se perdre. Il mondo sta andando verso la distruzione. Ce monde est en train de partir vers la destruction. Ma Gesù Cristo è la salvezza. Avvicinati a Gesù. Leggi la Bibbia. Leggi il Vangelo. E scoprirai la verità. La verità che ti farà libero. Sarai libero dal buio. Sarai libero dal peccato. Perché nessuna religione può salvare dal peccato. Ma soltanto Gesù, che morì sulla croce per noi, ha dato il suo sangue, il a donné son sang, per purificarci, per purificare il nostro cuore, affinché un giorno con un cuore puro, affinché un giorno